Non so se lo conosciamo questo qui, no? Questo è Franco Columbo insieme al suo compagno di merende, Arnold, insieme a due bellissime ragazze, no? Quando si allenava nella Muscle Beach in California. E no, Franco Columbo nel suo leggendario record di squat, vabbè, qua se lo faceva in palestra, poi ogni tanto lo replicava anche sui palchi. E a un certo punto Franco Columbo che fa? A fine carriera diventa un chiropratico. Perché Sì. comunque, ecco, lui a un certo punto diventa chiropratico, perché non è soltanto un discorso di corpo meccanico, diventa chiropratico nel senso che lui studia, evolve la sua, diciamo, il suo essere un atleta, il suo essere la sua disciplina in chiropratico. Ma il caso ancora più eclatante, sicuramente lo conoscerete, però adesso facciamo un ripassino. Anche il grande Frank Zane, che già per l'epoca era un po' un tipo un po' particolare, un po' strano, no? Lui, quando erano tutti grossi, si mise, non gliene fregava niente e continuò nella sua iperdefinizione, nel suo vacuum. E si mise in testa di vincere anche qualche Olimpia e lo vinse, ben tre se non sbaglio, imponendo la sua estetica ed è diventato leggendario, no? E Frank Zane cosa fece poi negli anni? Yoga. Si dedicò alla meditazione, lo fa ancora, si allena ancora, no? E l'ha fatto e lo continua a fare anche comunque in un'età piuttosto avanzata. Ok? E direi che non sta male. Beh, non sta male, adesso comunque è over, mi sembra oltre 75 anni, insomma, ancora si allena, ancora condivide sui social consigli su come allenarci, insomma. Ragazzi, cioè, qua stiamo parlando di icone, di leggende del bodybuilding che sono più o meno allineate con quello che di cui stiamo parlando noi, no? Giusto? Assolutamente sì, queste qui sono state delle icone che sono state transgenerazionali, quindi non sono state delle meteore, non sono state delle meteore che hanno segnato soltanto un'epoca in un senso. Ma la cosa che ti ringrazio innanzitutto per aver condiviso, si sono state delle evoluzioni, sono state delle evoluzioni, quindi una delle cose, secondo me, meravigliose di questi aneddoti, è proprio questo cambiamento, senza rinnegare il passato fondamentalmente, ma anzi, far capire che il cambiamento è essenziale, ci vuole, secondo dei criteri che poi sono propri, del tempo, a seconda dei propri valori, hanno imposto delle cose quando invece magari la situazione sociale o di mercato andava verso un'altra direzione, no? Si Mentre tratta di invece una poi presa hanno di dimostrato coscienza. una presa di coscienza, chi c'è stato. Poi abbiamo anche degli esempi italiani, tra l'altro, che post carriera da bodybuilder, che è diventato biologo, eccetera, hanno preso dei percorsi, diciamo, diversi di formazione oppure illuminati in maniera differente. E Assolutamente, appunto assolutamente. in questo caso il cambiamento e l'evoluzione è fondamentale. Poi diciamo che se si va verso le prese di coscienza per quanto riguarda il benessere tanto meglio. Esatto. Quindi in questo caso conoscere il proprio corpo, la propria fisiologia e quello che succede all'essere umano attraverso alcune discipline che ti portano un pochino più a contatto con te stesso. Sicuramente, per esempio, a me hanno aiutato moltissimo nella terapia manuale. Ecco. Mi hanno dato, diciamo, un passo in più, delle armi in più per poter comprendere alcuni tipi di situazioni, come d'altra parte è essenziale per il trainer aver fatto delle esperienze di allenamento, altrimenti se no non potrebbe capire che cosa significa. Per una persona mettersi sotto uno squat, trovare la Esatto, difficoltà nel farlo, trovare la esatto, difficoltà per una carenza, eccetera. Quindi esatto. sono degli step, secondo me, che sono fondamentali. È l'esperienza che praticamente forma, si unisce alla nostra formazione accademica, che è quella, alla fine la formazione è quella che possono, diciamo, intraprendere tutti, ma poi dopo attaccandola all'esperienza, ed è l'esperienza fatta di errori, infortuni. Tanti errori. Tanti più come il bambino, no? Che più cade, più impara a camminare prima in bicicletta, più cade con la bici, più si impara prima. Stessa cosa, noi siamo bambini perenni,
cioè fino a che il Signore lo vuole, noi impariamo, ed è questa la cosa importantissima. È logico poi dopo che la presa di coscienza che riguarda tutti noi ci fa intraprendere strade più o meno coscienziali.